Esordio amaro per l'Under 17 del Benevento. I gelorossi vengono sconfitti con il punteggio di 3-1 dal Crotone in un match in cui potevano ottenere un risultato diverso per le azioni create. Il gol che ha sbloccato la gara è giunto dopo soli 5 minuti di gioco. Gli ospiti partono in contropiede con Diletto che a tu per tu con Volzone non sbaglia e gonfia la rete per l'1-0. Il Benevento prova a reagire, al decimo Andriano prova la conclusione dalla destra, ma l'estremo difensore avversario respinge prontamente. Due minuti più tardi arriva il gol del pareggio, firmato da Frulio. Il centrocampista approfitta di un suggerimento di Pagliuca per indirizzare la sfera sotto la traversa. La gioia dura poco, il Crotone riesce a passare nuovamente in vantaggio alla mezz'ora con Pipe Rissa che beffa Volzone con un delizioso pallonetto. Nei minuti successivi il Benevento si fa vedere in avanti con le conclusioni di Pagliuca e Sabatino, ma su entrambe i Figliuzzi risponde presente. Nella ripresa la truppa di Landaida sfiora clamorosamente il 2-2 con una traversa colpita da Andriano da pochi passi. Al 17esimo però il Crotone chiude definitivamente la partita con la rete di Paparo, bravo a capitalizzare l'assist di Diletto. Nei minuti finali i sanniti sono costretti a giocare anche con un uomo in meno a causa dell'espulsione di Frulio. Il match si chiude con una sconfitta per i giallorossi che nella prossima giornata affronteranno l'Ascoli in trasferta. Ascoltiamo ora la voce dei protagonisti. Sì, peccato buttare via questa partita perché comunque abbiamo creato tanto, però abbiamo commesso troppi errori, quindi quest'anno sarà dura in questo campionato perché non troveremo le squadre matarazzo, come si dice, e quindi appena uno sbaglia ti puniscono, quindi dobbiamo cercare di migliorare certi aspetti a livello squadra, difensivo, per non commettere di nuovo questi errori. Dobbiamo lavorare in settimana di più col lavoro difensivo perché ogni squadra si fa da dietro, insomma, deve essere solida la difesa per stare più tranquillo e dare più tranquillità agli altri reparti per cercare di rischiare di più. Un'ottima impressione, è la prima volta che giochiamo contro, è una squadra bella organizzata, ha dei valori, dei buoni valori nella rosa. Però se eravamo un po' più attenti e commettevamo meno errori ce la potevamo giocare alla pari con loro. Sicuramente una uguale alla partita di oggi, sicuramente sarà molto simile perché, ti ripeto, penso che quest'anno saranno tutte squadre forti e quindi dovremmo magari commettere meno errori, quello sicuramente, e cercare di concretizzare di più le occasioni che avremo. Sì, devo dire, una partita molto ma molto importante. Noi sapevamo che comunque il Benevento è una squadra che gioca a calcio, una squadra che si apre molto, una squadra che attacca con molti uomini, e siamo riusciti onestamente a gestire palla e a poter ripartire quasi sempre dal lato opposto per poter attaccare i loro tre dietro, diciamo. È stata una partita bella, comunque a buoni ritmi, anche se negli ultimi 20 minuti poi il caldo ha fatto la differenza, però devo dire la mia squadra ha fatto una bella partita. No, il Benevento, devo dire, è propositivo, una squadra offensiva, quello che secondo me bisogna fare nel settore giovanile, almeno il pensiero mio, è che bisogna essere molto ma molto propositivi, naturalmente senza trascurare la fase difensiva, le marcature preventive, tutte queste cosettine, però bisogna avere intensità. Intensità significa quando prendi palla devi andare ad aggredire gli spazi, e il Benevento l'ha fatto bene. Onestamente la mia squadra è riuscita a ricompattarsi, a ripartire ancora meglio, e abbiamo avuto onestamente 7, 8, 10 palle gol, poteva finire prima la partita, però è stata giocata fino all'ultimo secondo. Abbiamo capito le loro situazioni, tatticamente siamo riusciti a ripartire bene, perché noi, devo dire la verità, abbiamo fatto due gol bellissimi su dei tagli, non dico imprendibili, però dei tagli molto ma molto importanti, dove c'è riconquista, c'è verticalizzazione immediata, allora lì è difficile per tutti. Io penso che tatticamente, forse dietro, siamo stati un pochino più attenti di loro. Ma è un campionato imprevedibile, oggi abbiamo vinto qua, magari il Benevento domenica la vince un'altra parte, è un campionato che ti riserva sempre sorprese perché la partita della domenica è diversa dall'altra e dall'altra ancora. I ragazzi vivono di umori, vivono di stato fisico ancora,
prime partite, e quindi è un campionato bellissimo, secondo me è il più bel campionato del settore giovanile, dove i ragazzi si preparano veramente a entrare nel calcio che conta, che piano piano dovrebbe essere la primavera e poi così via la prima squadra, però è un campionato formativo secondo me.